Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie d'ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Ecco, ci ritroviamo qui insieme quest'oggi, in questa festa della Natività della Beata Vergine Maria, la festa appunto di Maria Bambina. Una festa che è sentita in modo particolare, ecco, qui presso la nostra struttura, ecco, della Fondazione Rota. È una festa quindi che coinvolge solitamente anche un po' tutta la contrada, ma anche un po' tutto anche il nostro paese. Quest'anno purtroppo sappiamo, vista la situazione che stiamo attraversando, ecco, questo non è possibile. Però è bello essere qui comunque in tanti, vedere qui anche tanti, ecco, degli ospiti di questa casa e ritrovarci insieme con loro per vivere questa festa. Ecco, idealmente è tutta la contrada che, tra l'altro, sappiamo ha partecipato un po' a questa, partecipa a questa festa attraverso anche il segno, ecco, di quel lumino che questa sera accenderà, ecco, sulle finestre delle proprie case. Ma è tutta la nostra comunità che si sente spiritualmente raccolta qui in questo momento per vivere questa festa e chiedere a Maria di sostenere, ecco, la nostra speranza. Nel canto con cui abbiamo iniziato la nostra celebrazione abbiamo invocato Maria, madre di speranza. Ecco, noi stiamo vivendo questo tempo di ripresa, possiamo dire una ripresa faticosa a diversi livelli. Però quello che è importante in questo momento, appunto, mantenere viva la speranza e quindi chiedere a Maria di aiutarci, di sostenerci, di darci la forza, ecco, di poter emergere, ecco, da questa situazione di difficoltà, di prova, di fatica, di sofferenza,
per ritrovare fiducia e serenità nel nostro cammino. Ecco, lo chiediamo per noi, lo chiediamo per la nostra comunità, lo chiediamo per le persone che sono ospiti in questa struttura e lo chiediamo un po' per tutto il mondo, perché oggi in particolare proprio c'è bisogno di speranza. E Maria, madre di speranza, ecco, sostenga allora il nostro cammino. E affidandoci quindi al Signore, in questo momento attraverso Maria, vogliamo innanzitutto, come sempre, chiedere perdono, perché attraverso la misericordia del Signore, ecco, il nostro cuore sia liberato da ogni ombra, diciamo, di peccato, di debolezza, di fragilità, e sia illuminato dalla luce dell'amore del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Aleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Parola del Signore. Ecco, a noi può sembrare strano che quest'oggi in cui celebriamo la festa della natività, della nascita, quindi di Maria, noi abbiamo letto invece il racconto della nascita di Gesù. Ecco, questo, diciamo così, può avere diverse spiegazioni. Quella più ovvia è che non abbiamo nessun scritto nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, ma neanche naturalmente nel Vecchio, che ci parla della nascita di Maria. Per cui quello che noi conosciamo della sua nascita è legato ad una tradizione che si è tramandata soprattutto oralmente, non attraverso degli scritti. Ma forse il motivo più vero è che in fondo la nascita di Maria è nella prospettiva appunto della nascita di Gesù. Maria è questo l'orizzonte in cui si colloca un po' questa festa, eh? Maria sta dentro il grande piano di salvezza di Dio. Cioè, piano di salvezza vuol dire piano di amore, cioè l'amore di Dio per la nostra umanità. Perché ci vuole bene. L'uomo si è allontanato da lui, Dio cerca in tutti i modi di riallacciare questo rapporto di amore con l'uomo. E il momento decisivo di questo incontro, noi sappiamo, sarà proprio la nascita di Gesù, cioè il figlio di Dio che si fa uomo. Dio non si limita a stare lontano nei cieli, a mandarci dei messaggi, o a comunicare con noi. Lui viene, si fa uomo attraverso Gesù. E Maria, ecco, rientra in questo piano di salvezza. Perché Gesù si potesse fare uomo, ci voleva una mamma, come per tutti noi. Siamo qui grazie a nostra mamma, certo grazie anche al nostro papà, ma senza una mamma non c'è vita. E quindi anche per il figlio di Dio che si fa uomo è necessaria una madre, una mamma. E Dio pensa appunto a Maria, a questa ragazza giovane di Nazareth. Tra l'altro sappiamo, un villaggio sperduto, sconosciuto, addirittura per certi aspetti malfamato. Dio va a scegliersi sua mamma, ecco, proprio in questo villaggio, e sceglie appunto Maria di Nazareth. Quindi oggi noi celebriamo la sua natività, quindi possiamo dire l'inizio, perché senza Maria non ci potrebbe essere Gesù. Senza la mamma non può esserci il figlio. E quindi noi celebriamo particolarmente la nascita di Maria, ecco, avendo però davanti a noi come prospettiva appunto la nascita di Gesù, il mistero che noi diciamo
una parola un po' difficile, dell'incarnazione, cioè di Dio che si fa uomo come noi. Grazie a Maria, che come sappiamo, questo lo sappiamo dal Vangelo, ha detto di sì all'angelo, e quindi in lei Gesù, il figlio di Dio, si è fatto uomo. Ha formato diciamo, un corpo dentro sua madre, come tutti noi siamo cresciuti, ecco, per 9 mesi nel grembo di nostra madre. Allora noi siamo qui a dire grazie quest'oggi a Dio per questo suo grande amore che ci ha rivelato attraverso Gesù e attraverso naturalmente Maria, attraverso il sì di Maria. Se ci pensiamo bene nella storia, e difatti i libri di storia non parlano, parleranno di Cesare Augusto che era l'imperatore di quel tempo, parleranno di personaggi importanti, diciamo, di quegli anni, di quei secoli. I libri di storia non parlano della nascita di Gesù, tantomeno parlano della nascita di Maria. Quindi questo segno è qualcosa di piccolo. Però in questo piccolo segno c'è il compiersi di un grande amore. Ecco, molto l'amore di Dio per noi. In fondo quello che vogliamo vivere anche noi quest'oggi, ecco, in questi tempi, è per certi aspetti così faticosi e difficili. Ecco, anche il nostro ritrovarsi qui oggi rispetto a quello che sta succedendo nel mondo è indubbiamente un piccolissimo segno, però un segno di speranza, dicevamo all'inizio, è un segno di fiducia, un segno di ripresa. Ecco, proprio nel contesto anche di questa struttura, dove magari in modo particolare si è sentito il peso, la fatica, ecco, di questa prova. Noi siamo qui e celebriamo la festa della Vergine Maria proprio per dare questo segno di speranza alla nostra comunità, ma per certi aspetti al mondo intero. È un po' come quel piccolo lume che questa sera appunto verrà acceso qui e poi nelle famiglie anche di questa, in particolare di questa contrada. È una piccolissima luce, vedete, è un lumino molto piccolo, eppure questa piccola luce, sappiamo, squarcia il buio. Se c'è tutto buio, basta una piccola fiammella che cominciamo a orientarci. E così vuole essere anche così il nostro ritrovarci oggi qui, questo piccolo segno dentro questo grande buio che sembra avvolgere la nostra umanità in questi tempi, per dire che però la nostra speranza è accesa, è viva. E quindi noi, affidandoci al Signore, affidandoci a Lui attraverso Maria, siamo certi che il nostro cammino potrà giorno dopo giorno aprirsi sempre di più alla luce, e quindi alla speranza, alla fiducia, alla serenità. Anche se i tempi che dobbiamo attraversare sono tempi ancora difficili, però la certezza che il Signore è dalla nostra parte, che il suo amore non viene mai meno, messo nel Vangelo, Dio è con noi, il nome di Gesù è Emanuele, Dio è con noi sempre, soprattutto nella prova e nella fatica. Questa certezza diventa, questa speranza diventa allora la nostra forza, diventa la nostra luce per continuare serenamente il nostro cammino. La nascita di Maria è la risposta di Dio alle attese e alle preghiere dei popoli. Sicuri di essere esauditi, rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Benedici, o Signore, tutti gli ospiti che abitano questa fondazione. Dona loro pace, salute e serenità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo, Signore, per tutte le persone che operano in fondazione per il benessere degli ospiti. Noi ti preghiamo. Per tutti noi qui riuniti nel Signore, perché la fiducia in Dio ci aiuti a superare le prove della vita.
noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché nella distensione delle ferie estive rinsandiamo i vincoli di fede e di fraternità e con l'aiuto di Maria non smarriamo mai la strada che ci conduce alla patria del cielo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dona, Signore, la tua benedizione alla nostra comunità, perché sappiamo confidare nella protezione di Maria Bambina e imitare la sua piena fiducia in Dio, collaborando con Lui alla salvezza di tutti. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Madre di misericordia, ottieni per tutti gli uomini e le donne il prezioso dono della pace. Pace nei cuori e nelle famiglie, nella comunità e fra i popoli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore Gesù, che nell'ora del dolore, ai piedi della croce, ci hai fidato Maria, fa che sia sempre vicina, con la sua materna protezione, a tutti coloro che affrontano la sofferenza, la malattia, l'infermità e la morte. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ecco, presentiamo ora al Signore attraverso Maria. Ecco la preghiera che ognuno di noi in questo momento porta, sente più viva nel proprio cuore. Può essere una preghiera di ringraziamento, una preghiera di richiesta di aiuto, una preghiera per una persona che ci sta particolarmente a cuore. Ecco, quella preghiera che sentiamo dentro, lasciamola nel silenzio raggiungere veramente il cuore di Gesù attraverso Maria. Dio nostro Padre, per la mediazione di Maria ti presentiamo la nostra vita. Donaci fede, pazienza e forza, perché sappiamo camminare sulla via che ci hai preparato da sempre, per godere con te la gioia eterna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il pane. Ti offriamo, Signore, questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, perché diventi segno del tuo amore, che si dona fino alla fine per ciascuna delle tue creature, segno di salvezza e di redenzione. L'uva. L'uva, che le mani dell'uomo trasforma in vino, sia segno della nostra gioia per la vita che ci hai donato. Il pane e il vino sono portati insieme all'altare, perché uniti sono il segno che la vita dell'uomo è sempre quotidianità e festa, fatica e gioia. L'incenso. Portiamo all'altare l'incenso, segno di onore e di riconoscenza al nostro Dio, per tutti i doni che giornalmente ci offre gratuitamente. Lumino con l'icona di Maria Bambina. Oggi, Signore, ti portiamo all'altare questo lumino con l'icona di Maria Bambina, che nei giorni scorsi è stato distribuito ai nostri ospiti e a tutti gli abitanti della nostra contrada, per sentirci vicino in questo giorno di festa. L'emergenza sanitaria ci costringe a tenere ancora chiusi i battenti della nostra fondazione, ma questa sera la luce di questi lumini illuminerà la nostra entrata, ci farà unire, pur distanti fisicamente, perché il nostro pensiero correrà a te, Maria, nel giorno della festa della tua natività. Grazie.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti soccorre, oh Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché nel mondo intero torni a vivere e a sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente la tua Chiesa primizia di un'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo in modo particolare i fratelli e le sorelle che in questo anno sono morti in questa struttura. E tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che oggi festeggiamo dalla sua nascita, il suo sposo Giuseppe, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora la preghiera che ci ha insegnato Gesù, la preghiera del Padre nostro, la preghiera che riassume in sé tutte le nostre preghiere. E quindi, affidandoci a Lui, al Padre, attraverso l'amore di Gesù che ci è stato donato da Maria, dal sì di Maria, ecco, preghiamo appunto come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Non possiamo ancora scambiarci la pace né con un abbraccio né con una stretta di mano. Lo facciamo semplicemente con uno sguardo e un sorriso. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Signore, rinnovata da questi santi misteri, nel ricordo della Natività di Maria, Vergine, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. E allora ci apprestiamo ad invocare su di noi la benedizione
ecco, del Signore attraverso Maria, attraverso la Madonna, attraverso Maria bambina. E lo faremo con quella preghiera che troviamo qui su questo libretto, per chi lo ha a portata di mano, proprio nella prima pagina, nella facciata interna, diciamo, della prima pagina. Ecco, invochiamo Maria bambina, preghiamo, ecco, il Signore, e vogliamo insieme, ecco, in questa preghiera e poi nella benedizione del Signore, affidare a Lui in modo particolare, ecco, tutti gli ospiti e tutte le persone che operano, lavorano, ecco, qui in questa struttura, nella Fondazione Rota. Una benedizione chiediamo anche per tutte le famiglie di questo rione, di questo quartiere, che ha partecipato e parteciperà anche questa sera attraverso l'accensione del lumino un po' a questa festa. Ma vogliamo allargare l'orizzonte, ecco, di questa benedizione che vogliamo dare al Signore a tutta la nostra comunità e, per quanto possibile, veramente a questo mondo intero, così travagliato, così segnato anche ancora da questa sofferenza, di questa epidemia. Ecco, chiediamo al Signore veramente attraverso Maria di non lasciarci mai mancare, ecco, il suo amore, di farcelo sentire. L'amore se non manca mai, ma noi tante volte non lo sentiamo, ecco, di farci sentire questo amore, questa vicinanza, quindi che tiene sempre accesa in noi questa grande speranza. Quindi, ringraziando, ecco, le famiglie di questa contrada per la loro partecipazione, ecco, a questa festa, diciamo che anche le offerte che saranno raccolte attraverso, ecco, questi lumini che sono stati distribuiti, serviranno per tenere accesa la lampada per questo anno, per tutto l'anno, davanti all'altare di Maria bambina. Quindi il nostro grazie, ecco, si fa ora invocazione di benedizione al Signore per intercessione di Maria bambina. Allora, insieme la preghiera che troviamo ora sul foglietto. O graziosa bambina, nella felice tua nascita hai rallegrato il cielo, consolato il mondo, atterrito l'inferno. Hai recato sollievo ai caduti, conforto ai mesti, salute ai malati, la gioia a tutti. Ti supplichiamo, rinasci spiritualmente in noi, rinnova il nostro spirito a servirti, riaccendi il nostro cuore ad amarti. Fa fiorire in noi quelle virtù con le quali possiamo sempre più piacerti. O grande piccina Maria, sii per noi madre, conforto negli affanni, speranza nei pericoli, difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. Amen. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e andiamo in pace. Bene, di nuovo grazie a tutti, grazie a chi ha lavorato, ha preparato così bene per questa celebrazione, grazie al gruppo di canto che ci ha accompagnato, e buona continuazione, diciamo, nel nostro cammino, sempre sotto la protezione di Maria. Insieme il canto finale.
Bene. Alla prossima, brava, sì.